E allora, gentilissime amiche, gentilissimi amici, il più cordiale e ben interconnessi naturalmente su tutti i nostri canali, chiaramente su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, su Stapp Radio di Stefano Tini, la nostra piattaforma è Spreaker, si scrive Spreaker, il sito è spreaker.com/, e poi si aggiunge il nome del canale. Ci potete trovare anche su Facebook, Fantacalcio Tini, la pagina della radio Stapp Radio, e poi naturalmente Roberto De Angelis con la doppia SRDA Radio staccato 1 a cifra. Allora, tante volte saltiamo purtroppo per motivi di turnazione professionale, ma oggi non vogliamo mancare con le previsioni del fine settimana e qualcos'altro di più, gestite sempre alla nostra maniera. Allora, calo termico c'è stato in questi giorni, tutti ne abbiamo subito un po' le conseguenze. Mi rivolgo soprattutto ai più anziani e alle più anziane che, stando dentro casa e magari stando con una temperatura molto forte, molto calda, si devono coprire adeguatamente quando escono, cioè pure che uno si copre troppo, si scopre lì per strada, mai uscire con una copertura non adeguata, perché l'organismo purtroppo a volte risponde male. E quindi questo è un consiglio che danno i medici, io l'ho tradotto in maniera più semplice, però mi raccomando, attenzione agli sbalzi termici. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, avete ben visto che c'è stata un'alternanza di nuvolosità e di schiarite, c'è stato qualche piovasco al confine tra la Toscana meridionale e il Lazio settentrionale, qualche piovasco nel Campania settentrionale, poi per il resto la penisola è stata circondata da nuvole e sereno. Le previsioni per i prossimi giorni? Domani è 3 di dicembre, andiamo verso un peggioramento sulle isole maggiori, domani comincerà la Sardegna, che sulla parte settentrionale, quella meridionale, quindi dove sta Cagliari, ci saranno piogge a volte anche intense. Per quanto riguarda invece il resto dell'Italia, abbiamo sole sugli archi alpini, ma anche nuvolosità che però non dovrebbe portare a pioggia, forse qualche piccola nevischiata, nemmeno nevicata, nevischiata. Invece nell'arco orientale, partendo dall'Istria e scendendo giù sulla costa adriatica fino all'altezza dell'Abruzzo e delle Marche, potremmo incontrare tratti di pioggia, come tratti di pioggia li potremmo incontrare sulla Toscana centrale. Sul resto d'Italia avremo sole con alternanza di nuvolosità, mentre in Campania centrale ci saranno temporali isolati. Questo per quanto riguarda sabato 3. Per quanto riguarda invece domenica 4, bella la domenica 4, perché? Perché domenica 4 si vota per il referendum, ma tranquilli, non dico nulla, perché chiaramente questa non è la trasmissione idonea per quanto riguarda la votazione del referendum, però andiamo a votare. Quello che votiamo, votiamo, ma andiamo a votare. Poi ci sarà qui a Roma il derby Lazio-Roma, bella partita stracittadina, ma torniamo alle previsioni meteo domenica. Domenica naturalmente nuvolosità sparsa sulla costa tirrenica, tutta la costa tirrenica. La costa adriatica sarà alternanza di sole e nuvole, mentre l'arco alpino stiamo andando a macchia d'olio, non mi facevate prima darmi il settentrione, no vabbè, comunque ok, va bene così. L'arco alpino, ci saranno nell'est dell'arco alpino sole e poche nuvole, nell'ovest e nel centro dell'arco alpino invece molta nuvolosità, calo termico anche qui previsto. Sulla costa occidentale dell'Italia, quindi dalla Liguria andando in giù, alternanza di sole e schiarite. La Sicilia e la Sardegna, eccole qua. Allora, la Sicilia orientale incontrerà uno stato di pioggia, una situazione di pioggia, così come, attenzione, la zona dello stretto di Messina e la zona della costa orientale della Sicilia, quindi piogge in questi in queste parti dell'Italia. Questo per quanto riguarda domenica 4, le temperature saranno chiaramente invernali. Per quanto riguarda lunedì 5, finalmente, no, non ci posso credere, che cosa mi avete messo? Una cartina completamente
sballata? No, assolutamente. Abbiamo un anticiclone più invadente, un inverno in salita. E che dirvi? Dirvi che l'arco alpino tornerà a splendere il sole, e qualche nuvolosità sulla pianura padana, qualche nuvolosità sulla regione Liguria, ma Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Calabria avranno sole per quanto riguarda gran parte della giornata. Le isole bisogna dividere. Allora, la Sicilia nord-occidentale, avrà sereno, quindi un saluto a tutti gli amici che ci seguono da Erice, da Trapani, da Mazara del Vallo, tanto per capirci. La Sicilia meridionale, dove sta Modica, quindi Modica e Ragusano avranno un'alternanza di sole e schiarite, mentre per quanto riguarda la Sicilia orientale ancora pioggia mista a sereno. E al largo dei confini tra la Sicilia e l'Africa ci saranno piogge, anche qui miste a sereno. Insomma, dovremmo andare bene le temperature invernali, questo per lunedì 5 dicembre. Martedì 6 dicembre, sole ragazzi, sull'arco alpino. Oh, stavolta mi hanno dato dall'arco alpino, si parte dal nord. Vabbè, ma è la stessa cosa, per me non cambia nulla. Allora, sole sull'arco alpino, chiaramente rischio nebbie, siamo al nord Italia. Rischio nebbia anche sulla pianura padana, cosa stavo dicendo? Non lo so, lo so solo io. Per quanto riguarda invece il confine tra Piemonte e Liguria, un'alternanza di nuvole e sereno, mentre al confine tra la Liguria e la Toscana piogge che non dovrebbero essere diffuse, ma ci saranno in diversi momenti della giornata. Scendendo, prendiamo l'Italia centrale, sia la parte ovest che la parte est, con l'Italia meridionale, quindi fino alla Calabria, quindi diciamo fino a Rossano Calabro, per capirci, sole, qualche piccola nuvolosità c'è sempre, non è che si può avere diciamo tutto quanto confezionato, no? Invece le isole, e nelle isole la situazione peggiora, perché in Sardegna per esempio soltanto la parte ovest avrà il sereno, mentre la parte nord, nord occidentale, la parte orientale, la parte meridionale dell'isola della Sardegna avranno piogge durante l'arco della giornata. In Sicilia che lo dica a fare, sì, amici e amiche che ci seguite dalla Sicilia, per martedì 6 preparate l'ombrello, perché le piogge saranno imperanti per la giornata del 6 dicembre. Andiamo a mercoledì 7 dicembre. Il 7 dicembre ancora una fase di sereno nell'arco alpino, con chiaramente rischio di nebbia durante le prime ore della mattina, non si può fare altrimenti. Invece Emilia-Romagna, Toscana meridionale, ci saranno piogge durante l'arco della mattinata e del pomeriggio. Sul resto dell'Italia centrale, centro-meridionale, sole con qualche piccola nuvolosità, ma qui cominciamo a cambiare, perché entriamo nella regione Calabria. Nella regione Calabria ci saranno piogge diffuse in diverse zone. Come piogge diffuse, attenzione, mercoledì 7 ci saranno su tutto il territorio siciliano. Praticamente la Sicilia starà sotto l'acqua mercoledì 7 dicembre. Purtroppo, come faccio a non dirlo? Però ci sarà pioggia in Sicilia probabilmente quasi per tutto il giorno. Non dovrebbero essere piogge intense, poi questo tempo così pazzo, così matto, non si programma più. Però c'è pioggia, ci sarà pioggia mercoledì 7 dicembre in Sicilia, in gran parte della Calabria e in Sardegna, sulla parte occidentale, sulla parte orientale e sulla parte meridionale. Questo per quanto riguarda il 7 dicembre. Il ponte dell'Immacolata, si dice il ponte perché siamo tutti fermi, siamo tutti fermi, attenzione, poi chi come noi ha dei turni lavorativi nell'arco delle 24 ore non sta fermo per nulla, però i lavori classici tradizionali fanno festa per il ponte dell'Immacolata. Arco alpino, sole, sereno, leggermente meno rigido, ma guarda un po', pericolo di nebbia in Valpadana, come al solito, questa è una costante di tutte le mattine. Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, sole, e naturalmente ci sarà un'alternanza durante certe ore di piccoli strati di nuvolosità. E adesso veniamo a noi. La Puglia, la Campania, la Basilicata e la Calabria
almeno fino alle coste occidentali e orientali ci sarà pioggia per quasi tutto il giorno. Sullo stretto di Messina, quindi il tratto compreso tra la regione Calabria e la regione Sicilia, nuvolosità che non dovrebbe dare adito a piogge. Andiamo un attimo a vedere l'isola siciliana. L'isola siciliana mi dà sereno sulla parte settentrionale, quindi Palermo, sulla parte occidentale, quindi Trapani, Mazara del Vallo e via discorrendo. Invece nuvolosità da Messina in giù, Messina Taormina, e pioggia in provincia di Modica, più estesamente nel Ragusano. Quindi il ponte dell'Immacolato Ragusa si sveglierà sotto l'acqua, tant'è vero che i meteorologi durante i loro bollettini hanno parlato per il ponte dell'Immacolata di un peggioramento delle condizioni meteo sulle isole maggiori. Oh, per quanto riguarda sempre il ponte dell'Immacolata, arriva questo anticiclone sul resto dell'Italia e l'inverno si allontana per qualche giorno, che vuol dire, non è che andiamo poi al mare a farci i bagni, non sarà estate, però attenzione, perché potrebbe fare leggermente meno freddo, meno rigido, quindi starà a noi saperci abbigliare in modo adeguato. Mi raccomando, nessuna sorpresa, né in eccesso né in difetto. L'abbigliamento deve essere idoneo per il periodo in cui viviamo. Questo io non finirò mai di dirlo, perché poi tante volte sapete com'è, magari uno calcola male le situazioni, o sente troppo freddo o sente troppo caldo. Quando deve piovere poi io mi impappino, la lingua si attorcina su se stessa. Oh, per quanto ci riguarda è tutto. Piccola curiosità, ci raccontavano su un canale meteorologico, fa solo meteo, che sta piovendo da 3 giorni, chiaramente non 24 ore su 24, ma sta piovendo in una zona del deserto del Sahara. Il deserto del Sahara, del deserto del Sahara, meglio detto, più semplicemente, non è che era sempre stato deserto, Nelle ere antiche, molto antiche, dove noi non esistevamo nemmeno, sembrerebbe che fosse un giardino lussureggiante. Oh, hai visto mai che con questi cambi climatici comincia a tornare l'acqua sul deserto del Sahara e magari a ricrescere qualcosa? Magari noi che abbiamo anta anni non lo vedremo, ma i nostri ragazzi, i nostri nipoti magari sì, perché se tornasse un polmone verde in quella zona d'Africa ne gioverebbe tutto il sistema del sud dell'Europa, tra cui anche l'Italia. Forse questa fosità che tante volte il caldo africano ci manda sarebbe più mite, però è un sogno nel cassetto. Da Roberto De Angelis è tutto, e come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, appuntamento alla prossima settimana con le previsioni meteo. Grazie.